pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Dopo l'assemblea di sabato scorso, il Comitato di Solidarietà con la Catalogna propone una nuova manifestazione a supporto della libera espressione dei diritti democratici dei catalani che vogliono votare il referendum per l'autodeterminazione. Per questo, quanti vogliono manifestare con la propria presenza la solidarietà nei confronti del popolo catalano, che sta andando avanti in maniera pacifica, ricordiamolo, possono trovarsi domani, domenica, giorno del referendum, alle 11.30, qui, davanti all'ufficio della delegazione del governo della Catalogna e d'Alghero, in via Columbano 4. E si è chiuso ieri il ricco cartellone di eventi programmati dall'amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero per festeggiare San Michele, il santo patrono della città, con un doppio concerto in Piazza Ginnasio. Prima il concerto della banda musicale da Lerci, presentata da Giancarlo Sanna, poi spazio all'associazione Canora, Nova Alghero. Gran finale in piazza Pino Piras con il Gran Galà de San Michele del Teatro di Strada inserito nel Mamatita Festival. E invece in programma domani la processione a mare per Nostra Signora dei Frontuni. Alle 9.30 cerimonia religiosa nella banchina dogana, alle 10.30 partenza delle imbarcazioni dal porto e processione verso Punta Giglio e Capocaccia. Poi alle 12 preghiera alla Signora del Mar con la benedizione degli equipaggi e delle imbarcazioni e la deposizione di un omaggio floreale. Inizia questa sera sul parquet di Faenza la nuova avventura della Mercede Alghero nel campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile. Sentiamo cosa ci ha detto Claudio Cau, neo allenatore della compagine bianco-blu. Come prima partita di campionato affronteremo l'Infinity Bio Faenza, squadra neopromossa composta da un ottimo roster di giocatrici di categoria, con l'aggiunta del talento Simona Ballardini che ricoprirà il ruolo di allenatrice giocatrice. Sulla carta certamente non sarà una partita semplice, ma sono convinto che le ragazze della Mercede entreranno in campo cercando di portare a casa un'importante vittoria. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti di pubblicità e poi torniamo qui in diretta da via Columbano. La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. Presentata ieri sera nella sala del Blau Sky Bar di Alghero, l'Amatori Rugby Alghero, pronta per il debutto nel girone 1 del campionato di Serie B. Domani pomeriggio esordio sul campo del Sondrio Sertori. Alle 14, grande appuntamento con lo speciale per questa compagine algherese che tanto sta portando alla città. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani, poi vi ricordo alle 14 lo speciale Amatori Rugby e alle 20 Alghero e i suoi figli d'arte speciale maestri. L'appuntamento di oggi è con Maglio Maso, quindi un appuntamento da non perdere per chi ama la pittura e per chi ama anche la storia della città di Alghero. Domani invece per l'ottava puntata della prima edizione di Audaci a cuore aperto intervista a Giuseppe Iurato. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A lunedì!